Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui. Ovviamente mi conoscete, sono Lucia Trigiani, ex consigliere comunale di Manfredonia. Allora, in questi giorni il cavallo di battaglia di questa campagna elettorale è l'ospedale di Manfredonia. Ovviamente io posso capire chi per la prima volta come me si affaccia in questa competizione elettorale e che diciamo promuove, cerca di dare consiglio, cerca di avere delle idee per potenziare questo ospedale, ma in realtà non riesco a capire gli altri, quelli che già hanno avuto gli strumenti necessari affinché qualcosa potesse cambiare, e voglio sapere dove erano, perché non hanno battuto i pugni nelle giuste aule. Quindi questo argomento è un argomento che non ha un'appartenenza politica, non ha un colore politico, il diritto alla salute è sacrosanto, e quindi voglio dire, a maggior ragione non esistono consiglieri di opposizione o di maggioranza, lo stipendio è uguale, poi giusto per la prima parentesi, e quindi invece dovrebbe essere realmente la necessità che dovrebbe in realtà interessare entrambi, sia la maggioranza che l'opposizione, perché in realtà dovrebbero portare ciò che è meglio per il nostro paese. Io lavoro in quel contesto ospedaliero e quindi conosco benissimo quelle che sono le necessità, e in realtà anche ultimamente c'è stata la possibilità, purtroppo anche per il periodo del Covid che stiamo attualmente vivendo, c'è stata anche la possibilità di poterlo potenziare e di poter avere un'area destinata proprio per questa tipologia, insomma, per questa pandemia. Ma non so cosa sia successo, prima vedevo qui altri colleghi che, diciamo, che operano nel settore sanitario, e diciamo che l'operazione stava per essere portata a termine, poi non so cosa sia successo, qualcosa è successo e si è bloccato tutto. Quindi è importante valorizzare le nostre strutture ospedaliere, perché la salute, come dicevo prima, è il diritto di tutti, e dobbiamo farne veramente, dovrebbe essere la nostra priorità, diciamo, in questa nostra campagna elettorale. Ovviamente non mi occuperò soltanto di questo discorso, e ci sono anche altre realtà da valorizzare, e una di queste è la marineria di Manfredonia, e la nostra è la città portuale marittima per eccellenza in tutta la provincia di Foggia, e quindi la nostra era eravamo la flotta più grande, avevamo quasi 600 e attualmente ci siamo ridotti a 180. Io vorrei capire cosa è successo. La nostra economia si basa soprattutto su questo, ed è un settore che non è secondo a nessuno. E diciamo che poi alla fine è stato messo allo stremo dal sistema sanzionatorio, e che la normativa europea, secondo me, è illogica, a mio parere. Quindi dovremmo innanzitutto interessarci di questo, dovremmo anche valorizzare questo settore. Noi dobbiamo comunque permettere a tutti i lavoratori di poter avere un'occupazione in questo settore, quindi ovviamente nel rispetto delle regole, ma non delle assurdità che ci vengono richieste. I pescatori sono le persone che amano il mare,
perché ovviamente fa parte della loro vita. È il mio, diciamo, dovere di sentirmi al loro fianco in ogni battaglia che si presenterà, perché ovviamente la nostra prima risorsa è il mare. Poi, diciamo, anche un piccolo accenno sul turismo. Manfredonia è la porta del Gargano, però, diciamo, nessuno la cita mai. Infatti non la si vede neanche nel progetto di marketing territoriale Mai Gargano, che vede in rete 13 comuni che valorizzano la promozione del loro territorio. E noi, Manfredonia non c'è. Secondo me, cioè, i dirigenti comunali che dovevano occuparsene, non so perché, non se ne sono occupati. Comunque, diciamo, più o meno questi saranno le mie priorità per quanto riguarda il mio paese, e non solo, perché comunque questa è una campagna elettorale regionale, e quindi io cercherò in ogni modo di rappresentare il territorio, quelle che sono anche altre esigenze territoriali dei comuni a noi limitrofi o comunque di tutta la provincia di Foggia. Vorrei fare un piccolo accenno su una determinata cosa. Oggi, stamattina, ho dedicato un mio pensiero di solidarietà ad una donna che comunque doveva far parte di questa competizione elettorale e non ha potuto più farne parte, perché non so cosa sia successo, però di sicuro di sicuro questa donna non è stata valorizzata appieno per quanto riguarda i suoi valori, ed è stata messa fuori dalla lista di Forza Italia. Ovviamente non ha nulla a che fare con il mio schieramento politico, però mi sentivo di esserle vicino da questo punto di vista. Sinceramente, quello che è successo ultimamente, anche, cioè, proprio per quanto riguarda noi donne, anche dal punto di vista della doppia preferenza e quant'altro, in realtà hanno svilito molto la nostra immagine e il nostro valore. E ora mi riferisco a qualcuno che ultimamente, forse non avendo più argomenti, strumentalizza la mia candidatura in dicendo che praticamente io sarei il burattino messo lì, candidato di Angelo Riccardi. In realtà io non sono il burattino di nessuno. Anzi, io ho sposato un progetto insieme ad Angelo Riccardi e che comunque è un progetto che ci accompagna da sempre. Io faccio le battaglie insieme a lui da oltre 20 anni, e quindi vuol dire che ci accomuna delle cose, delle ideologie che noi oramai che ci appartengono da sempre. Quindi per tutti quelli che ultimamente stanno dicendo che io sono il burattino, io non sono il burattino di nessuno. Ho le mie idee, ho le mie capacità, sono una donna determinata, sono sempre presente nel mio territorio, mi spendo per tutti, 24 ore al giorno, e non da adesso, ma da sempre, anche per il lavoro che faccio. E ho le mie idee che porterò avanti. Ora, diciamo che in questa competizione io mi sono affiancata a una persona altrettanto competente, capace, un amministratore, un ex amministratore della città di Cerignola, che io apprezzo tantissimo, ed è Rino Pezzano, ex vice sindaco, ex assessore al welfare e alle politiche sociali,
Come ho detto a Cerignola, Cerignola e Manfredonia si uniranno insieme per portare avanti quelle che saranno le esigenze del nostro territorio. Quindi io che credo molto nella sua dedizione, nella sua competenza, e per me è un piacere affiancarlo. Penso che insieme potremo fare delle ottime cose, portare degli ottimi risultati per il nostro paese. Quindi ora lascio la parola a Rino Pezzano. Grazie Lucia, grazie a tutti voi, perché in questa serata di festa patronale ancora a Manfredonia ci onorate della vostra presenza in un contesto e in un momento, diciamo, dell'anno particolare, sia per quello che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario e sia per il fatto che siamo al 1° settembre. Io non ricordo campagne elettorali d'estate, quindi sicuramente è una fatica per noi girare il territorio, ma soprattutto dall'altra parte c'è chi ci ascolta con molta pazienza, e quindi veramente io vi ringrazio per aver partecipato a questa serata e quindi a questo momento di riflessione politica. Io ritengo che il nostro territorio, mi riferisco alla Capitanata, anche diciamo poi circoscrivendo la città di Manfredonia, altre realtà della nostra provincia, viva un momento particolare dal punto di vista dell'indignazione dei cittadini, dal punto di vista dell'indignazione nei confronti della politica e di chi li rappresenta, perché mi rendo conto che i problemi sono sul tavolo, le risoluzioni non arrivano e l'errore che si commette è pensare che le responsabilità siano in capo ad un uomo solo. Si fa con il sindaco della propria comunità, si fa in questo caso con il presidente della regione, pensando che il presidente della regione possa risolvere da solo tutti i problemi, diciamo, che ha una regione così ampia e complessa come è la regione Puglia, dimenticando coloro che sono stati eletti dal popolo, coloro che si sono impegnati in campagna elettorale e hanno promesso di dedicarsi a quelli che sono i propri territori di riferimento, e poi stranamente ricordano di essere consiglieri regionali del proprio territorio solo quando poi arriva di nuovo il momento della campagna elettorale e tutti trovano le soluzioni a tutto, però sulla carta, perché come dicevo prima i problemi li viviamo quotidianamente, li vive ciascuno di noi. Chi oggi cerca di mettere in fila le soluzioni, secondo me non riesce nemmeno a guardarsi allo specchio, perché dopodiché forse dimentica di aver fatto il consigliere regionale per 5 anni. Io credo che la prima riflessione che oggi debbano fare i cittadini che sacrificano, diciamo, un momento d'estate, un momento comunque che doveva essere di svago rispetto a quello che è il percorso elettorale che si va a fare, io credo che la prima riflessione che si debba fare è non su chi governerà questa regione, quindi diciamo, rispetto all'apice di quello che è un contesto politico, bensì coloro che erano i nostri rappresentanti, ci hanno rappresentato bene o no? Allora, fatta questa riflessione, secondo me sgombriamo già il campo da equivoci e si possono prendere in considerazione altre proposte politiche. Io ritengo che noi stiamo facendo un percorso sicuramente complesso, perché non è facile fare una campagna elettorale in un tempo così breve, però lo stiamo facendo con lealtà nei confronti delle persone che stiamo incontrando, quindi stiamo provando a dire quello che poi proveremo a fare. Io personalmente, e Lucia è altrettanto, ecco perché abbiamo deciso di accettare questa sfida insieme, ho sempre concepito la campagna elettorale come un momento di confronto, ma il vero impegno comincia il giorno dopo essere stati eletti. Io nella mia città ho dimostrato che quello che ho detto in campagna elettorale sono riuscito a realizzarlo, lo slogan della mia campagna elettorale, carta canta, è questo, perché i fatti sono sotto gli occhi di tutti e non sono abituato a prendere, diciamo, chissà quali impegni in campagna elettorale, perché noi siamo abituati, chi sta da questa parte, naturalmente con le dovute eccezioni, a risolvere tutti i problemi, ho detto prima, quindi magari arriva un cittadino
dicendo io ho questo problema, se non risolvi ti voto, non ti preoccupate, lo risolvi il giorno dopo, la notte mi votano e io sono stato eletto. Io credo che la provincia di Foggia, Manfredonia, Cerignola, in realtà soprattutto più grandi, debbano riscattarsi rispetto a questo momento di difficoltà, rispetto a questo momento di indignazione nei confronti dei propri rappresentanti, e debbano riscattarsi cercando di avere più amore verso il proprio territorio. L'amore si ha anche quando nel momento elettorale si individuano le persone giuste, si individuano i percorsi politici giusti. Partendo da questo presupposto, secondo me la riflessione va in una sola direzione. Io ritengo che un uomo del sud non può rischiare di consegnare la propria regione alla Lega di Salvini, che ha deciso di conquistare parte del nostro territorio. Io questo lo difendo con forza. Le parole di Salvini sono sotto gli occhi di tutti, se voi lo avete ascoltato in questi anni, ne ha dette di tutti i colori nei confronti del Sud Italia. Io sono convinto che la reazione ci sarà rispetto a questo tema, e ci deve essere anche una reazione rispetto a quelli che sono stati gli errori fatti all'interno della stessa coalizione di centrosinistra, un partito democratico che aveva la guida di questa coalizione, però ha fatto acqua da tutte le parti. Voi a Manfredonia ne avete, diciamo, un esempio lampante da questo punto di vista, lo toccate con mano. Cercate di riflettere su quelle che sono state le risoluzioni di questo partito e dei propri rappresentanti rispetto alle problematiche di Manfredonia che stanno tutte lì. L'ospedale di Manfredonia, il proprio declino, a parte il fatto che rispetto alle politiche del governo regionale partono da lontano, e quindi Fitto era già presidente di questa regione e questo non dimentichiamo, ma il declino dell'ospedale, perché io vivo a Cerignola, è la stessa cosa, è dovuto al fatto che chi ci doveva rappresentare non ci ha rappresentato. Allora questo deve essere il secondo motivo per cui bisogna votare un percorso diverso da quello del Partito Democratico, bisogna votare un percorso fatto di uomini e donne capaci di saper amministrare il proprio territorio, ma soprattutto attaccati al proprio territorio. Io dico che c'è una assenza di competenza oggi rispetto a chi si propone, perché io vedo gente prendere i voti e poi dal giorno dopo non sa nemmeno, diciamo, dove deve andare, non conosce i problemi del nostro territorio. Io credo che sia io che Lucia, ma io e Lucia non siamo soli, c'è un percorso politico, diciamo, che ci ha portato a questo, c'è un percorso di condivisione, c'è, come dicevo prima, un'indignazione nei confronti di chi ci ha rappresentato. E permettetemi l'ultimo punto, secondo me, perché bisogna votare in questa direzione, riguarda la vostra città. Io ritengo che gli avversari politici si sconfiggono sul campo, non si sconfiggono in altri contesti. Il cittadino merita di poter votare chi crede, e chi a Manfredonia ha fatto questo, secondo me, ha voluto male alla città di Manfredonia, perché non ha concesso la possibilità democratica alla città di Manfredonia di votare un proprio rappresentante, e ha deciso, diciamo, di portare di questa riflessione al di fuori del contesto politico. Ecco perché lui non vuole che parlo di lui, ma io parlo perché di solito dico quello che penso. Secondo me la vicenda di Angelo Riccardi, non la vicenda che riguarda, diciamo, quello che è successo a Manfredonia, perché quello sarà il tempo a chiarirla, e il tempo la sta già chiarendo. Però lasciando sullo sfondo quello, un avversario politico, se non si teme, non si ha bisogno di eliminarlo diversamente. Però Angelo è stato più intelligente di chi voleva eliminarlo, perché ha deciso di mettersi a disposizione di un progetto politico che sicuramente lo vedrà protagonista, ma lo vedrà protagonista sostenendo due persone autonome, due persone che hanno dimostrato di avere la schiena dritta e di saper rappresentare il proprio territorio. Ecco perché io sento tutta la responsabilità del contesto di Manfredonia. Sono onorato del sostegno di tanti amici che mi hanno gratificato rispetto alle proprie parole in questi giorni. La garanzia che vi do è che
cercherò di rappresentare al meglio la nostra provincia, la città di Manfredonia. Bisogna fare squadra, dobbiamo stare insieme, ma soprattutto voi avete un'occasione in questa competizione elettorale, e il 20 e il 21 settembre, quando vi recherete in quell'urna, avete la possibilità, avete il potere di dire a quella gente che oggi ha voluto decidere diversamente rispetto ad una competizione elettorale, non dandovi la possibilità di esprimere una preferenza che io sono convinto che molti manfredoniani volevano esprimere, io sono convinto che voi avete la possibilità di dare una lezione a questa gente, di dare una lezione democratica e non come sono abituati loro, e quindi dare a Manfredonia dei degni rappresentanti e dare la possibilità a questa città di riscattarsi rispetto anche ad amministratori che hanno avuto la capacità di cambiarla e cambiarla in meglio. Quindi viva Manfredonia, dateci una mano, perché io sono convinto che il risultato è alla nostra portata.